che nasce nel 2005, a due persone per la quale io ho una stima infinita, che sono Riccardo Nadone e Maurizio Rossi, che sono i miei capi. E Riccardo Nadone e Maurizio Rossi sono due imprenditori veneti, e entrambi venivano da due esperienze lavorative pregresse molto importanti. Maurizio Rossi era il proprietario del calzaturificio Rossi. Le ragazze lo conosceranno perché le scarpe rosse sono, no? Bellissime, giusto? Non lo so. C'è qualcuno che conosce le scarpe Rossi? Perfetto. Ora avevano questa fabbrica di scarpe che poi è stata acquistata da Kering. Chi è Kering? Se non sapete le cose chiedetemelo, se no se ve le chiedo non le sapete, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Cos'è Kering? È la holding che controlla Louis Vuitton e Gucci, ok? Che ha acquistato Calzatura Rossi. Per cui Maurizio si è trovato nel 2004, quando ha venduto l'azienda, dopo aver venduto scarpe in tutto quanto il mondo, con un discreto gruzzolo di soldi, ok? Riccardo Nadone, stessa fine, però percorso diverso. Riccardo Nadone, che è il fondatore di Pharma, nasce nel digitale. Personaggio molto strano. È stato bocciato 3 anni alle superiori, poi si è diplomato proprio per una scorciatoia, ha fatto 1 anno di agraria, 1 anno di psicologia, poi ha abbandonato l'università e si è messo a lavorare. Lui era molto, molto amante dell'informatica e del digitale quando era ancora agli albori e presentò questo progetto a Benetton, essendo lui di Treviso. E si chiamava Mall all'epoca ed era il primo progetto di e-commerce italiano. Infatti Mall, non so se qualcuno conosce, un caso studio, fu uno dei primi e-commerce italiani. Dopo mesi di lavoro riuscirono a mettere su questo, esatto, fu una cosa veramente veramente innovativa all'epoca, cioè era una specie di centro commerciale virtuale, un po' quello che è UX adesso, potremmo dire, lontanamente, ok? Però nel lontano 94-95. Dopo 3 giorni che hanno aperto, hanno venduto una cravatta di Benetton in America e hanno fatto una festa incredibile. Fu il primo oggetto venduto online dall'azienda. Fu un progetto enorme. Dopo questa esperienza in Benetton, lavorò e fece la sua prima startup, che si chiamava I3. Partirono in 5 e dopo 2 anni fatturavano già decine di miliardi di lire e avevano fatto una delle aziende più grandi che c'era in Veneto, che erano in 250, e fu una delle poche aziende che superò bene la crisi delle dot-com 2001-2002 e diventarono praticamente l'agenzia digitale più importante a livello italiano, come una delle 10 star exit di quel periodo lì che ci furono in Italia. E vendette tutto quanto, anche quello lì, nel 2004 per una quantità di soldi importante. Per cui nel 2004 si trovano queste due persone con tanti soldi in mano, tanta liquidità. Maurizio poi per 1 anno ha fatto il capitano di barche, capitano di lungo corso, Riccardo ha fatto il giardiniere, come Forrest Gump sostanzialmente, perché la sua passione sono le rose e l'orto, non chiedetemi perché. E nel 2005 gli viene in mente di fare questa cosa qua e fanno Edge Farm. Quindi Edge Farm ha 8 anni, in realtà 9 quasi, e a livello italiano è sicuramente il progetto più importante. Questa è una vista dal nostro drone di come si vede Farm. E nasce qui in questa occasione, siamo in totale campagna, ok? Siamo all'interno di una tenuta agricola di 1100 ettari, una cosa enorme, cioè campagna proprio a gogo. Siamo a 5 km dalla laguna di Venezia, in alto, per cui è un posto molto affascinante, e questo qui, questo finiciato è il Sile, che dopo 5 km appunto sbuca nella laguna di Venezia. E io lavoro qui, e queste qui sono tutte quante startup, è il nostro seed vintage.